Ultimi minuti, ultimi istanti, no, più che ultimi istanti, gli ultimi minuti di Roma-Atalanta. Siamo al minuto numero 84, siamo sul parziale, anzi siamo sul punteggio di 1-1. Che vi devo dire? Allora, è stata una bella partita, è stata veramente una bella partita questo weekend, tante belle partite, tanto calcio, tante emozioni e in questa partita abbiamo visto proprio due squadre che vogliono assolutamente in primis lottare per un qualcosa di importante. Per un qualcosa di importante, quarto posto senz'altro, ma pure il quinto che può garantire la Champions. Non ne parla nessuno, ma ragazzi, il quinto posto può essere Champions, quindi ogni gara va affrontata con il pensiero dei 3 punti, non va sottovalutata ogni gara, ovviamente. Per questo magari una squadra tra Roma e Atalanta potrebbe mettere, non dico da parte perché è un termine sbagliato, però potrebbe magari, non lo so, uscire, non a posto ovviamente, però non lo so, se tu esci dall'Europa League anticipatamente potrebbe essere un vantaggio anche in campionato. Potrebbero essere più per la Roma, che è una squadra un po' più corta rispetto all'Atalanta, che ha due squadre, perché anche in panchina gente molto molto forte. L'Atalanta sulla carta è più forte della Roma, per dire. Però in questa partita abbiamo visto tanta intensità, punto 1, abbiamo visto tanta intensità. A me è piaciuta più la Roma stasera, a me è piaciuta più la Roma, che a me sembra una squadra che si sta un po' riprendendo dopo l'inizio horror fino a settembre, ottobre. La Roma si sta riprendendo perché, ragazzi, zitti, con la Juve ha giocato bene. Con la Cremonese no, però ci può anche stare, scusate l'ultimo, ci può anche stare qualche prestazione, no, sicuramente. Comunque con il Napoli vinto, hai fatto bene. Poi ci sono state buone prestazioni, non quella col Bologna sicuramente, che è da cancellare, però quella in trasferta, quella comunque col Sassuolo non è stata malvagia. Quindi comunque la Roma secondo me è in crescita, ma non la vedo una squadra pronta per la Champions. Vedo magari un po' più pronta l'Atalanta, però l'Atalanta è una squadra che fa fatica comunque a reggere le due competizioni, quindi bisogna vedere l'Atalanta alla Coppa Italia così come la Roma. E sono due squadre che senz'altro vogliono dare tanto. Oggi abbiamo visto una partita di calcio perché sì, tanti falli, ma tanta intensità, molta corsa, infortunio muscolare per Rui Patricio al polpaccio. E l'Atalanta diciamo che la sblocca subito, no, al momento non è uscito, però potrebbe uscire, potrebbe entrare in svilare, è tutto da vedere. Roma tartassata da infortuni. Roma che, anzi, Atalanta che passa in vantaggio con Teuncup Meiners, giocatore fantastico, su un cross di Miracuk che sta sempre trovando più spazio, col di testa di Teuncup Meiners, tra l'altro cross a piede invertito, con il piede non favorevole a Miracuk. Koopmeiners colpi testa non marcato bene, 1-0, 0-1. La Roma poi però non molla, sta alta e comunque ha delle occasioni. La Roma si appoggia molto su Lukaku, che ha fatto cose buone, altre meno sicuramente. Ecco, intanto Shaarawy sulla destra, sulla sinistra, scusatemi, calcio angolo per la Roma al minuto 87. Ma vabbè, dicevo, la Roma comunque alta, la Roma fa affidamento su Lukaku, qualche sponda buona, anche occasione fallita, penso a proprio qualche minuto fa, palla sulla sinistra, messa alla Spinazzola, Lukaku col corpo all'indietro, sbaglia totalmente misure, la manda alta. È entrato pure Paredes al posto di uno stanco Pellegrini. La Roma va vicinissima al pareggio con quasi un pallonetto di Zaleski dopo un'uscita di Carnesecchi coraggiosa su Lukaku. Pallonetto di Zaleski che non è entrato inizialmente in porta. Non entra neanche nella seconda volta quando Karsdorp calcia. Salva tutto Jim Situ sulla linea, ma Ruggeri da una tacchettata a Karsdorp e quindi calcio di rigore per la Roma. Netto, parte di Bala, spiazza il portiere di Bala, sta migliorando tanto sui rigori. Si va a riposo 1-1 con una Roma che assolutamente più on fire, cioè, vogliamo dire così, rispetto all'Atalanta, che escluso i primi 5-10 minuti non è che abbia fatto tantissimo. Nel secondo tempo meglio la Roma, qualcosa ha fatto l'Atalanta perché comunque stanno andando un gol a Scamacca per una spinta su Zaleski, sulla schiena di Zaleski. Però anche lì la Roma ha avuto tante occasioni che non ha sfruttato. Nel secondo tempo forse qualcosa in meno, però la Roma meritava di più. Complimenti alla Roma. È entrato anche Eisen, non Eisen, come si dice già?
Hausen, scusate, non Eisen, Hausen. E siamo al minuto quasi numero 89. Hausen, alta personalità, palla in verticale verso Lukaku. Dybala e Lukaku, su me, hanno fatto una buona partita, decisamente meglio Dybala anche per il gol. Lukaku non è che abbia fatto malissimo, ma l'occasione fallita negli ultimi minuti è comunque importante. Vedremo se la Roma riuscirà a tenerlo nel mercato estivo. Dipende ovviamente da tanti fattori. Dybala, non sto neanche dedo, tunnel su Scalvini, difensore dell'Atalanta, hanno fatto veramente, hanno commesso molti falli. Kolasinac, Scalvini, Ruggeri, l'Atalanta molto fallosa stasera. Molto fallosa stasera. Ricordo un fallo di Scamacca su Mancini. E sì, ok, tanta intensità. Si è perso anche un po' di tempo perché tra rigore, 6 minuti nel recupero, tra l'altro nel primo tempo, un paio di falli. Si è giocato comunque tanto perché l'intensità è stata importante. Le squadre in certi momenti si sono anche allungate. È un punto che secondo me va più a vantaggio dell'Atalanta, perché comunque strappare un punto contro Roma non è mai facile, soprattutto all'Olimpico. L'Atalanta in questo momento ha un punto in più della Roma, non voglio dire cavolate, salirebbe probabilmente a 30 in campionato, ha vinto la scorsa con il Lecce, non ha avuto Lookman, Scamacca sulla partita in corso. Mi è piaciuto anche De Ketelaere, che stava segnando il gol dello 0-2 nel primo tempo, gran riflesso di Rui Patricio, che ha fatto una buona partita. E chiaro, Rui Patricio è vecchio, probabilmente l'anno prossimo andrà cambiato, bisogna prendere un portiere un po' più di livello, un po' più esperto, no, più esperto no, però un portiere che ti possa garantire più affidabilità. E però, devo dire la verità, De Ketelaere mi ha giocato migliore per l'Atalanta, per la Roma mi è piaciuto molto Bove, però vi dico Dybala e Bove per la Roma, probabilmente i migliori di campo. Ci aggiungo anche Hausen, che è andato pure vicino al 2-1 con una gran parata di Karnesecchi, che oggi ha fatto delle parate importanti, anche una su Bove, un bel riflesso del primo tempo. Ultimi 4 minuti della partita, siamo al minuto 91, batte Paredes, il calcio di il cross messo dentro, libera la difesa Atalanta, il tiro di El-Shaarawy dentro il posto di Dybala. Ricordiamo che poi la Roma avrà il derby contro la Lazio mercoledì in Coppa Italia, sarà una partita molto importante, quindi anche togliere Dybala. Ci sta, Lukaku non riesce a prendere questo pallone, io non credo succederà nulla di che. E nulla, noi ci vediamo domani con, allora, non so se riesco a fare il pagellone d'andata, no, domani porto le pagelle, Salernitana Juve sicuramente. Penso che martedì, non lo so, martedì o lunedì ci sarà il girone d'andata, il pagellone direttamente, poi vabbè, ci sarà il pagellone d'andata della Juventus. Vabbè, comunque vedrete tutto nei prossimi giorni. Ciao ragazzi, ciao a tutti.